tema della tutela del copyright sulla rete, nel web in generale, del diritto d'autore è un tema che è stato molto discusso negli ultimi anni anche in Italia, ma non solo. È un tema di cui si è discusso molto per esempio negli Stati Uniti, nell'Unione Europea. La Commissione Europea ha tentato anche di fare una regolamentazione, diciamo, più moderna, diversa. In Italia la questione si è complicata, è diventata critica perché c'è stata un'idea sbagliata a mio modo di vedere, cioè quella di estendere le regole tradizionali sul copyright alla rete. Che è successo quindi? È successo che l'autorità per le comunicazioni, che è stata chiamata a fare la regolamentazione poi specifica del copyright, ha assunto una serie di regole sbagliate a mio modo di vedere, che colpiscono anche l'utilizzo non pirata dei contenuti, ma addirittura quello che in genere viene chiamato il fair use, cioè un utilizzo libero che attiene al tema della condivisione dei saperi. Noi siamo arrivati in questo paese negli ultimi giorni, per esempio, a vedere rimosso dal sito della Regione Marche una fotografia di una certa località delle Marche stesse, fatta da un fotografo che ha chiesto all'autorità di intervenire perché diceva che la fotografia era sua e la Regione Marche non la poteva pubblicare. Quindi d'ora in avanti ciascuno di noi dovrà anche stare molto attento a quello che condivide e mette in rete. E questo è grave, secondo me. Tra l'altro questa è una regolamentazione che prevede delle sanzioni molto severe per chi diciamo, viola le stesse disposizioni, perché se uno non adempie all'ordine di rimozione può arrivare a, diciamo, essere soggetto a una multa di 250.000 euro. E ora, per esempio, pensiamo a un piccolo blogger oppure a un sito di informazione locale, eccetera. Beh, insomma, questo non significa che non bisogna riconoscere una remunerazione a chi compie un'opera d'ingegno, produce un certo contenuto, ma oggi esistono delle forme molto moderne per fare questo sulla rete. Penso per esempio a quello che è successo negli Stati Uniti con i cosiddetti Creative Commons, cioè con il riconoscimento di una remunerazione condivisa, le licenze collettive, le licenze sovranazionali. Negli Stati Uniti la pirateria non è stata battuta con delle regole contro la pirateria, ma è stata battuta perché a un certo momento Netflix, la principale distributrice di contenuti cinematografici sul web, ha fatto un'offerta conveniente, economicamente conveniente per i propri clienti, si è inventato un sistema di pagamento facile e la gente a quel punto ha preferito andare su un contenuto sicuro, pagato poco e visto bene. Alla fine poi quello che bisogna evitare è veramente che la rete perda due caratteristiche importanti. La condivisione del sapere. Quante volte ci è capitato di pensare a un argomento, sentire un argomento e andare subito in rete per cercare qualche notizia in più? Insomma, allora, una regolamentazione del copyright può incidere pesantemente su un'attività del genere. E l'altra è la libertà di espressione, la possibilità cioè di distribuire contenuti liberamente sulla rete stessa. Quindi queste due cose, libertà di espressione e condivisione dei saperi, sono due aspetti che possono essere messi in discussione da una regolamentazione sbagliata.